Presidente, l'ultima la spendiamo sulle società, perché oggi è stato intravisto qui allo Stadio Sfattori l'imprenditore siciliano Vecchio. Noi avevamo annunciato nel corso della nostra trasmissione Lega Pro intorno 10 giorni fa la trattativa. Com'è la situazione? Io personalmente a lei, al vicepresidente Mancini e a Stefano Cipriani vi vedo rinvigoriti tanto. Sì, parlare di trattativa però non è un buon segnale. Non c'è trattativa, c'è soltanto un'unione di intenti dove sicuramente porteranno qualcosa di vantaggioso per tutti. Lui è, l'ho conosciuto oggi, è una persona veramente a modo, già ho avuto delle sensazioni positive in merito. Io sono convinto che lui è uno che crede nel sistema, oggi l'ha dimostrato venendo allo stadio, nonostante insomma dopo un viaggio lungo dalla Sicilia, però ho visto che con tanto piacere ha condiviso con noi l'emozione della vittoria, quindi io penso che sicuramente entrerà in questo gruppo, in questo contesto, dando veramente nuova linfa alla società. Io ringrazio il presidente Corrado Chiodi, sta arrivando.